Hai fatto tutto. Sì, usciamo da qui. Siediti. Sei sicuro che sia morta? Non Possiamo non parlarne qui? Va c'è nessuno. bene, ma non parliamone qui. L'unico della reception si è addormentato da un'ora. Ok. Però ora è tutto a posto, quindi si può andare. Te la sei scopata. Te Oh, che dici? Che la sei fottuta. cazzo dici? No. Lo sai che faranno i controlli del DNA? Eppure ti piaceva. Possiamo non parlarne qui? Me Scommetto che avete scopato. vado. No, ho fatto come mi hai detto. L'ho sofato nel cuscino e poi sono andato via. Hai controllato che non ci fosse più battito cardiaco o te ne sei andato via così? Ho controllato. È morta. Possiamo andare via? E non te la sei scopata. Necrofilo. Pazza, se ci scoprono via. Dormono tutti e non hanno le videocamere. Lo so, ma non mi piace stare Mettiamo che lei non sia morta. Tu che fai? Vedi? Sei una testa di cazzo. Guarda un po' là. cazzo. Buona un po' di fritta. Buono. Non vuoi ancora? Vuoi un altro po' di pesce? Ti ho voluto, ti ho cercato, ti ho amato. Le persone cambiano.
Ragazzi, hanno portato via Jack. No, era Henry quello. Ah, perché? È alla vita. Un giorno ci sei ed un giorno non ci sei più. Ciao, ragazzi. No! 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 Dobbiamo andare via da qui. Io non riesco a muovermi. Prova a saltare! È impossibile? Sembra incastrato? No! 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 Non avevano nemmeno mai parlato. Già. Non ricordo i loro nomi. Addio, amico. No! È ingiusta questa vita che ci vede partecipi per così poco tempo. Tutti i miei sogni svaniti per la dura legge della natura. Io combatterò finché... Il fuoco ha la consistenza dell'anima, ha il colore del sole, il fuoco respira ossigeno, ha contribuito all'evoluzione dell'uomo, proteggendolo, illuminando, cucinando, scaldando. È paragonato alla vita e all'amore, che come un fuoco bruciano e sono destinati a spegnersi se non vengono alimentati. Il fuoco è energia, non riesce a stare fermo. Comunica un continuo movimento spontaneo che rispetta un percorso chimico. Il fuoco crea, il fuoco distrugge. Thank you.
Buona un po' di fritta. Buono. Mm-hmm. Non vuoi ancora? Mm-hmm. Tieni. Vuoi un altro po' di pesce? Era stato messo tra le spighe per tenere lontani gli uccelli. Sara lo osservò bene, con gli occhi sempre più sgranati. Poi urlò: papà! Papà! Lo spaventapasseri si è mosso! Si è mosso! Il fatto è che ci sono stati degli storici, anche in Germania, che hanno messo in dubbio, che hanno negato l'esistenza di lager con le camere a gas. Sì, papà! Lo spaventapasseri si è mosso! Si è mosso, l'ho visto! L'uomo scostò lo straccio di juta che ricopriva il viso di Abdul. Senti, Abdul, se ti muovi ancora una volta, a te ti rimando in Marocco, intesi? Perché ci sono gli scrittori, nascono le storie, solo lì la gente si chiama James, Kennedy e Johnson, che sono nomi banalissimi. Pochi sanno che, per esempio, Lincoln e Kennedy furono eletti, uno nel 61, 861, l'altro nel 961, e cominciano in questo modo una serie di coincidenze incredibili. Entrambi, la moglie di entrambi perse un figlio durante la presidenza. La segretaria di Lincoln si chiamava Kennedy, la segretaria di Kennedy si chiamava Lincoln. Furono uccisi entrambi, accanto alla moglie, da un colpo alla testa. L'assassino di Lincoln uccise in un teatro e fu ucciso in un magazzino, il presunto assassino di Kennedy sparò da un magazzino e fu arrestato in cinema teatro. L'assassino di Lincoln, Booth, nacque nel 1838, Oswald nacque nel 1938. Lincoln fu sostituito da un vicepresidente che si chiamava Johnson, nato nel 1808. Kennedy fu sostituito da Lyndon Johnson, nato nel 1900. Non solo, non è finita. E Kennedy fu ucciso su una macchina Lincoln. E dico che questa Italia era sull'orlo del precipizio. Ebbene, da quando sono arrivato posso dire con fierezza che abbiamo fatto un passo avanti.
ma si è ricordato di me perché avevano le mani nei capelli con Celentano, avevano messo questo fantastico, non riuscivano a farlo decollare, perché Celentano era un pazzo. Io me ne vado a Berlino, detto alla genovese. Abbiamo sbugiardato CNN, quando abbiamo beccato l'intervistatore con la maschera antigas, che fingeva un attacco coi gas su Israele, e si vedevano invece passare dietro delle segretarie senza maschera. Io avevo 15 anni, arriva questa qua, era anche una bella ragazza, insomma, abbastanza appariscente, arriva, poi molto fine nel parlare, Belin, come ti chiami, Mea? Vado a casa e sono corso in bagno, ho usato miliardi di saponi, ho usato anche, allora c'era il Tide, che era un detersivo. Cosa ride? Se lei ride, se lei fa la domanda per fare l'ironia, lei la domanda se la mette in saccoccia. E ride. Lei è un provocatore, è un ognomo. Ma io vorrei un parere da Cossiga sul libro, non da... Lei il parere lo chiede a sua sorella, se ne ha una. Un giorno sono andato in questo bar sapendo che lei andava a fare praticamente quella, a prendere questa pentiva, e io ho detto: voi siete la sorella di Aldo Fabrizi. Lei mi guardò in cagnesco, sì, che voi. Dico, signora, dico, ma lei o farebbe un provino con me? Ma provino di che? In medicina. Lei mi scrutò e mi disse: perché sei un regista? Io dissi sì. Ma non è che mi stai a coglionare. No. Ma come ti chiami? Carlo Verdone. Carlo Verdone, mamma mia! Mentre con l'avvento della tecnologia, il corpo sempre più si separa dalla... Gli uomini... Siamo certo infelici, guai se non fossimo anche infelici, perché è dal dolore che si capisce la felicità. E la verità, la malattia e la sofferenza mi ispirano sempre la repulsione. L'uomo non pensa alla sua morte. E il difetto essenziale del vivere è proprio questo, di rifiutare ciò che di più bello prospettano tutti i profeti e tutte le religioni. E stasera celebriamo il cinema, nei suoi 100 anni. Allora ci vediamo subito facendo, non certo un confronto, ma parlando, accennando a questa apparente dicotomia fra la letteratura e il cinema, il cammino della letteratura che ha messo appunto parecchi millenni per arrivare ai risultati, con continui alti bassi, con invenzioni di linguaggio e distruzioni di linguaggio, fino ad arrivare al, non so, al nouveau roman, che propone la pagina bianca, oppure propone il romanzo a fogli intercambiabili, che si vogliono mescolare, la casualità della letteratura o la ricreazione da parte del lettore. Allora cosa succede? Succede che il cinema, prima dei suoi 100 anni, cambia, si dissolve, cambia nome, cambia tecnica, o addirittura muore. Qualcuno ha già parlato di morte del cinema. Ecco, chiediamoci questo: è davvero morto o sta morendo il cinema, o è una morte o una trasfigurazione, o c'è qualcosa d'altro, o continua a vivere? Io non volevo raccontare niente, perché volevo che le immagini trasmettessero delle sensazioni. Quanto?
come fa piacere. Ciao, grazie. Senza al pubblico, come diceva noi, come dicevo io, diceva Pirandelli, noi non esistiamo. Ci avete sempre coi piedi per terra, capito? Un attimo, vi spieghiamo la scena. Fabrizio. Sì. Beh. Ma è solo un gioco, davvero, non c'è motivo di tutto questo interesse. Ho già preso 3 miliardi di euro. Davvero, non ci c'è nessuno. Qualcosa? Non c'è motivo per tanto interesse. Qualcosa? Sì, manca una giornalista. Anzi, quella che fa. Una brevissima battuta. E io l'anno scorso, dopo una pausa di alcuni anni, vinsi un Giglio Fiorentino per un altro grande personaggio. Grock, il grande clown. Quest'anno ho vinto di nuovo con Gibba. Io mi dico, 2 premi 2 anni consecutivi, ma siamo diventati matti? Ci avrà qualche amico alla festa. Insomma. Quindi io spero tanto l'anno prossimo di non vincere nessun premio. Grazie. L'itinerario d'autore è dedicato alla Via dell'Arte. Un documentarista di Alassio ci ha proposto le immagini del restauro di un quadro e noi lo abbiamo raccontato. Mi è venuto a mancare 2 anni fa una figura centrale nella mia vita, che era la persona che mi ha detto più menzogne, le più grandi menzogne possibili. Era mia madre. Mia madre mi vedeva bellissimo, di un'intelligenza superiore, il migliore di tutte le classi, di tutti gli istituti, il principe degli studi, il più grande regista del mondo. Non c'era niente che io facessi o dicessi che mia madre non trovava assolutamente straordinario. Emilio Cuccia, Bruno Bozzetto. Quinto avrebbe dovuto circolare nel mondo. Guardate qua tutti, secondo me. Insomma, è stato molto. Insieme, guarda, io non lo so se sono in grado. Film e anche di aver interpretato il ruolo di. Grazie.